Ho iniziato ad andare in barca fin da bambino con la famiglia, facendo delle crociere estive in Adriatico. Velisticamente si può dire che io sia cresciuto in Adriatico, anche se è un mare molto piccolo, molto chiuso, però le prime vere esperienze le ho avute lì. Poi non mi sono più fermato, ho sempre navigato. Ogni volta che trovavo una barca per andare in giro, una barca che magari faceva un trasferimento e stava in mare per un po' di giorni consecutivi, mi univo. Quello che mi ha attirato del mare è l'essere a contatto strettissimo con la natura. Ho iniziato a appassionarmi sempre di più e ad accendersi in me il fuoco della navigazione d'altura, della navigazione offshore, e in particolare il mondo delle regate, le regate lunghe. Dopo aver conosciuto alcuni grandissimi navigatori, è esploso un sogno pazzesco, che era quello di navigare in solitario, e in particolare in una regata che è mitica, che è un po' il sogno di ogni navigatore, che è il Vendée Globe, il giro del mondo in solitario senza scalo e senza assistenza. La navigazione in solitario è un richiamo che viene proprio da dentro, e voler testare i propri limiti, vivere il mare alla propria maniera. Quando navighi non stop 24 ore su 24, vivi in un mondo diverso. I ritmi poi dati dai bisogni primari, dal dover mangiare, dover dormire, non c'è il giorno e la notte, è un mondo che è scandito dai ritmi che ti impone la regata, che ti impone il tuo organismo. Oltre ad essere grandi eventi sportivi, sono anche e soprattutto, credo, delle avventure umane. Sei in solitario solamente sulla punta dell'iceberg, diciamo, che tutto quello che c'è attorno lo realizzi solamente se hai un team che ti sostiene, una serie di figure professionali. Ci vuole molto talento, tante caratteristiche, ma secondo me di base, se non c'è tanta volontà e la perseveranza e il fatto che non devi mai mollare, non si arriva da nessuna parte. A volte ti viene da chiederti chi ti sta facendo fare questo, perché devi importi queste sofferenze, insomma. Solo che poi le cose belle che ti capitano quando sei in mare sono talmente belle che poi quando arrivi a terra ti ricordi solo di quelle e vuoi ripartire subito. E questo penso sia proprio la passione, il mordente, la cosa che ti spinge ad andare avanti ogni volta, a continuare a fare sacrifici di tutti i tipi e cercare il modo per realizzare questo sogno.